Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Benvenuti a Centro di Gravità, approfondimenti tra cultura e dintorni. Oggi vorremmo affrontare il tema della politica in senso astratto e cercare di capire come la sinistra, in questo caso, declina il tema della politica. Perciò abbiamo chiamato il dottor Luigi Fabiani, già in precedenza esponente dei comitati cittadini dell'Assemblea cittadina e poi rientrato nei ranghi istituzionali con la nomina a presidente dell'ASM. Cominciamo subito con l'analizzare il tema della politica dalla prospettiva più astratta possibile. E chiediamoci se la politica si fonda su principi, su ideali, oppure, come vuole Machiavelli, è soltanto una tecnica, un mezzo per il raggiungimento di scopi. Diciamo che la cosa giusta sarebbe un mix tra le due cose. In realtà scelgo la prima delle due, gli ideali. Gli ideali perché una persona deve credere in qualcosa fondamentalmente e poi trovare la maniera per portare avanti la propria idea. Il fare la politica come mezzo per raggiungere gli obiettivi può essere utile a livello forse amministrativo, certo non politico, per cui ritengo che sia molto importante avere degli ideali e credere in questi ideali tanto da portarli a termine, a compimento, cosa che purtroppo è scemata nel tempo perché adesso la politica è diventata esattamente solo e solamente un mezzo per raggiungere gli scopi, leciti o illeciti che sia. Però probabilmente comunque diversi secoli di storia ci insegnano che ci deve essere un connubio tra le due cose, no? Cioè ci sono dei principi, degli ideali, ma poi ci deve essere anche quella che si chiama realpolitik in gergo politico. Assolutamente d'accordo, infatti parlavo di un mix tra le due cose. Ora questo mix si è annullato, tutto a favore della seconda, nel senso che non c'è più il mix, ma è diventato uno 0 e un 100%, e questa è la cosa grave. In realtà il problema è che i secoli di storia ci insegnano, i secoli di storia sono stati azzerati da un tentativo di cancellazione della storia stessa, della tradizione filosofica e ideologica che bene o male ha contraddistinto secoli di vita dei popoli. E questa è la cosa più grave, perché oggi come oggi io mi accorgo che dal punto di vista ideologico non ci sono più profondità nelle persone, nei giovani, ma anche in alcuni anziani che sembra abbiano dimenticato all'improvviso quello che è la scelta ideologica e quello che è il pensiero filosofico che soggiace a queste scelte. A proposito di giovani, l'influenza dei giovani nella politica è un tema caldo per i nostri giorni. Secondo lei è giusto che i giovani siano subito cooptati anche ai piani alti della politica, oppure è giusto farle un cursus honorum più graduale? Ma guardi, è un problema di cui si è dibattuto. Io sono contrario al discorso generazionale, cioè non si diventa bravi per età e non si diventa più aperti perché giovani, non è così. La crescita politica è nelle persone, ci sono bravissimi giovani che meriterebbero di fare la giusta carriera, arrivare dove devono arrivare, anzi sostituire fin da subito alcune cariatidi che vivono nel mondo politico. Ma non per questo bisogna annullare le persone che nella politica sono riuscite a costruire l'Italia. L'altro ieri è morta una delle 21 donne che hanno scritto la Costituzione, Filomena Delli Castelli, l'unica abruzzese. Ecco, là non è una questione di generazione, lei sicuramente era più utile all'Italia di tanti giovani del sindaco Renzi, lo dico apertamente, non è così che si ragiona. Scendiamo nel merito della prospettiva ideologica della sinistra. Mi chiedo cosa è rimasto nella sinistra di oggi della lezione marxiana e gramsciana sul compimento dell'essenza dell'uomo nella socialità. È un punto su cui poi si consuma lo scarto rispetto soprattutto al pensiero liberale, che invece valuta di più l'atomismo, l'individualismo, la libera iniziativa. È rimasto poco e niente, quello che è rimasto soltanto nelle frange che non sono più rappresentate in Parlamento.
Ovvero c'è una sinistra radicale, quella in cui più o meno mi sento di appartenere, che ancora ha questi principi, fondanti per quello che riguarda la scelta politica. Dopodiché però è stata premiata chi questi principi li ha cancellati del tutto, tant'è vero che c'è stata una corsa da parte anche di partiti della sinistra, questo è un rimprovero che io ho sempre fatto al PD e lo dico apertamente, ma che si sta verificando anche all'interno del SEL di Nichi Vendola, perché stiamo vedendo tutti quanti che stanno rinunciando a questi principi, ripeto, fondamentali per il pensiero della sinistra, per correre dietro a una politica fatta appunto di azzeramento dei principi marxiani gramsciani. La sinistra li sta dimenticando e corre verso il centro, ma per questo motivo è stata punita. Questo è il motivo per cui la sinistra attuale rappresentata in Parlamento è stata punita, perché ha abbandonato quelli che sono i principi fondamentali su cui si è costruito. Lei ha citato Vendola, in effetti la dialettica politica di Vendola si fonda più che altro su un'insistenza sul tema del potere orwelliano praticamente, rispetto invece a questi temi della socialità, più che della socialità, del compimento dell'individuo all'interno della socialità, quindi dell'essenza sociale dell'uomo. Diceva Marx, riprendendo Aristotele, l'uomo è un animale sociale, certo, un animale politico. Quindi certo, in effetti anche questa sinistra radicale di oggi sembra aver cercare quantomeno di edulcorare questa componente estremista, se vogliamo. Esatto, è proprio questo il problema per cui io non ho fiducia di queste persone, perché io ritengo che sia fondamentale per la sinistra non affidarsi alla persona, perché il vero rimprovero è questo. Vendola sta facendo esattamente quello che rimprovera che è stato fatto dagli altri, cioè ha creato un movimento ideologico sulla persona. Non è così. Il problema è che l'uomo è un animale sociale, lo hai detto tu giustamente prima, quindi deve in ogni caso partire dal confronto. Voi notate che cosa è successo, diciamo, con questa Seconda Repubblica? Sono scomparsi i partiti, no? Ovvero quelle scatole, a volte anche pesanti, in cui si ragionava, ci si confrontava, si portavano le istanze di tutte le persone, per andare a correre dietro alla figura, al leader, no? E questo qua ha annullato del tutto il concetto del confronto politico. Per questo motivo chi è premiato sono quelle persone che hanno più possibilità di sapersi vendere. Non più l'idea premiante, è la persona che è premiata. Il populismo, diciamo. Esattamente, esattamente.